Con il tempo sto imparando a controllarlo, a usarlo. Spero solo che non sia tardi. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Infamous. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con l'ottenimento di una delle abilità, a parer mio, più utile in assoluto in tutto Infamous, ovvero la planata, che ci permette lo spostamento in aria in modo più facile e pulito. Abbiamo fatto un favore a Zik, questa volta lo facciamo a Trish, ovvero questa un vecchio amico. Piace. Trish, credo di aver trovato Roger. Devo Ottimo. Aver fatto incazzare la gente del posto. Qui che novità. Con lui. Gira voce che i vagabondi stiano rapendo ingegneri e meccanici per farli lavorare come schiavi. E che per giustizino cosa? Pubblicamente chiunque di loro si rifiuti di sottomettersi. Se hanno preso Roger, bisogna metterli fuori gioco tutti in una volta. O lo Ottimo. Uccideranno. Non Benissimo. Ti ci penso io. Arrivo, Roger. Ciao. Tu sei quel tipo, vero? Sì. Quello con i poteri. Esatto. Ascolta, sei tu Roger Miller? Mi manda Trish Daly. Vorrebbe che riparassi lo Stone Canal Drawbridge. Trish? Anche lei è bloccata in quarantena? Eh beh, certo. Sì. Dannazione. Andavamo in campeggio assieme, sai. Ci siamo persi di vista quando il suo vecchio venne trasferito al nord. Che mi dici di Amy? Se l'è cavata? Sì, sta bene. 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 Anche se mi dispiace che siano entrambe chiuse qui. Allora, intanto portiamo il nostro... Dicevo, il nostro nuovo... Dove è andato? Vabbè, corri. Muoviti. Il nostro nuovo amico Ciccio? Dai. Dall'altra parte. Dai, su, non ti puoi metterti a bloccare perché senti degli spari. Su, tutto a posto? Meglio adesso? Ho già capito che questa missione la dovrò rifare un bel po' di volte, perché questo tizio morirà sicuramente. Dai, muoviti. Sbrighiamoci prima che inizi ad arrivare altre persone a spararti. Tra l'altro, dobbiamo andare di qua a sinistra. Perfetto, siamo già vicini. Forza, sbrigati. Tanto magari una missione proteggi il tizio finché non ha finito, vero? Dov'è? No, e dai, non... Come fai a essere inciampato? Ecco fatto. Dai, muoviti. Maledizione a me e a... E a Trish. Che chiede una mano. Dai, su, vai a riparare quel coso mentre io tiro su sta gente. E ovviamente... No! Robottino delle palle. Ecco qua. Su, ho bisogno di altra gente da curare o comunque qualche altro punto karma buono, perché siamo quasi al livello massimo di eroe. Cavolo. Qui è tutto sotto sopra. Che novità! Coprimi, mi ci vorrà un po' di tempo. Chi l'avrebbe mai detto? Che ti avrà mai fatto? Sì, ma vi dovete levare. Perfetto. Allora, ho bisogno
di un po' di elettricità, cazzone, col minigun ci mancava. Ah, va bene, dai. Cerchiamo di andargli incontro a sti idioti. Perfetto. Benissimo. Non vogliono che si ripari il ponte. Ma chi l'avrebbe mai detto? I circuiti sono andati. Uccidili! Tutti! Uccidili. È arrivato il genio. Allora, è finito? Faccio più in fretta che posso. Dai, dai, dai. Presi in testa. Ecco fatto. Perfetto, è andata benissimo, giusto? Ti prego, dimmi che salgo di livello. Non è possibile. E quando mai? Idraulica sull'altro lato, non funziona. Allora, puoi ripararla? No, deve essere fatto sull'altro lato del ponte. Ovviamente. Aspetta, conosco qualcuno che potrebbe aiutarci. Fammi indovinare. Sono Roger. Devo andare io. Il 4 nella parte sud di SC non funziona. Mi serve il tuo aiuto per rimetterlo a posto. Dove ti trovi? Al Memorial Park, vicino al ponte. Ma è il dottore di Zeke. Non mi muovo da qui. La è Zeke. Sì, beh, ti manderò qualcosa di meglio di un'arma. A tra poco. Ah, ovviamente. Ci penso io, come è ovvio. Pensare. Tra l'altro non passavamo da un ponte da... dal momento in cui l'abbiamo fatto saltare in area 1, quindi... Tra l'altro... Ah, oh, che bello, mi mancavano i miei titori. Mi stavo quasi abituando agli spazzini. Dai! Forza, cretini! Non ne sentivo la vostra mancanza. Esatto, tutti catturati vivi. Tu sei morto? Sì, siamo vicini. No, questo vuol dire che devo proteggere anche sto tizio. Oh no. Altra missione, scorta il tizio da punto A a punto B. Dannazione. Devo farli fuori in fretta. Devo andare a una festa. Ecco qua. Tutti curati. Tu catturato. Dai, sei libero, su. Stai bene? Diavolo, mai visto una cosa simile. Ti manda Roger? Già, muoviamoci. Forza. Qual è la strada più veloce? Quella che ho fatto, andando tutto dritto. Cosa volevano i miei titori da te? Hanno saputo che gli Errabondi cercano ingegneri per lavorare alla loro torre. Volevano consegnare me, in cambio di una ricompensa. Ovviamente. Pare che si diano troppo da fare per un monumento alla spazzatura. So solo che lavorare lì equivale a una condanna a morte. Eh beh. Ti spremono fino allo stremo e poi ti sparano in testa. Certo. Un po' come lavorare da stagista in Italia. No, non si scherza su queste cose, perché lavorare da stagista è veramente uno schifo. E purtroppo a volte non ti puoi neanche, come dire, ribellare, tra virgolette, perché purtroppo il mercato quello offre e il mercato lo devi accettare per quello che è. Purtroppo, ed è brutto da dire, mi dispiace. Ok, Cole, però non ti bloccare sul tuo arcinemico che sono i cestini della spazzatura. Fai attenzione, ci sono molti mietitori. Ma va? Chi l'avrebbe mai detto? Sì, Craig, arriverò. Arrivano. Ma porca di quella... Curati, cretino. Ti giuro che il treno mi ha appena... mi ha appena liberato di un problema, il treno. Viva le ferrovie americane.
Oh no. Povera macchina. Non si arrendono. Ecco fatto. Leccati questo. Il pericolo è passato. Ripara quell'arnese. Ne arrivano altri. Eccone altri. Morto? Sì. Non mi aspettavo il tizio bazzucato. Ehi, mi serve aiuto qui. Dì a Roger che sto arrivando. Ovviamente. Arrivo, arrivo. Per fortuna c'è il ponte che è già mezzo alzato. La gente non può fare come in Crazy Taxi che salta con il ponte mezzo alzato. Non può fare i balzi, tanto la legge non esiste più, voglio dire. Non credo che gli avabondi mi daranno altre noie. Dobbiamo andare a vedere come sta lui. Eh certo. Che sono il vostro spazzino, no? Quelli sono questi qua che ho appena fatto saltare in aria. Maledizione a tutti e voi due. Fattorino ero e fattorino sei rimasto, col. Perché la mira è così dura? Perfetto, dammi un po' di energia. Ce n'è ancora uno. Non lo vedo. Eccolo qua. Datemi un po' di energia. Dobbiamo aumentare la nostra Genki Dama. È tutto sotto controllo. Ma l'impianto elettrico non ha energia sufficiente per attivare l'idraulica. Ovviamente. Spostati. Esatto, levati dal cazzo. Bene, mi piacerebbe restare a parlare, ma devo trovarmi un posto sicuro. Ci vediamo. Ciao, ci vediamo. Ci manca l'elettricità. Sei serio? Sono una batteria ambulante, testa di cazzo. Che bella che è sta abilità, dannazione. Mamma mia. Ecco fatto. Pensare che potevo risparmiarmi tutto questo andando in prepensionamento. Ma che cosa ho in testa? Grazie per l'aiuto col ponte. Nessun problema. Saluta Trish per me. Ciao. Ed eccolo qui, il ponte è passato. Pam 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 pam. Come ti hanno reso leggermente più malvagio? Ma come? Vabbè, ho probabilmente. Segreteria di Trish Daily. Lasciate un messaggio. Trish, volevo solo dirti che il ponte è abbassato. Ti chiamo più tardi per sapere come va. Ehi, Zeke, sei ancora sul tuo tetto? Lo sai, fratello, ci sto provando con la sorella di Dwight. Hai un salto per un sonnellino? Già, ma tra poco. Comunque dicevo, vabbè che ho lanciato delle bombe su delle macchine, per carità, ma tre in un colpo. Ma da qui a essere diventato malvagio, che cattivi che siete. Ho appena salvato la vita a tutti. Qualcuno ha un lanciarazzi per caso qui? Dai che forse ucciderli mi fa salire di livello. Ecco fatto, no. Però catturarvi? No, non è rimasto neanche uno vivo. Ecco qua. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito. Come al solito mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.